Ennio Trovanti e Pino Insegno, sto tra due centravanti della risata, me lo permettete questo appunto? Stai fra due bellissimi ragazzi oltretutto, scusa. Questione di gusti. Ecco, arrivederci, grazie. No, io invece sono contento, grazie del complimento, perché insomma anche non lo diceva nessuno, grazie, per cui felicissimo proprio, grande. Lui bravo, centravanti, bravo, gol. Ha fatto un gol meraviglioso. Sì, volevo dire un'altra cosa, simpatico anche il modo di festeggiare il gol, è originale. L'ho copiato, però è il Bari che fa così, che fa il trenino, è bellissimo. Ma avete ripreso il gol? Beh, mandate una copia, vi prego. Voglio di stasera Domenica Sportiva, adesso è stata una... Qualche volta riesci ad essere serio? Penso di sì, perché se fai queste cose... Poche volte. Prendo sempre la vita con un bel sorriso, anche quando sto male. Questo non significa che sono cretino che faccio sempre così. Però insomma, quando regali un bel sorriso, fa bene a me e fa bene a chi mi guarda. I motivi per cui siete venuti a Terni naturalmente sono motivi di solidarietà. No, io sono venuto perché volevo rimanere fuori per 70 minuti alla partita e giocare gli ultimi 20 minuti. Sono venuto apposta, sono riuscito nell'intento, per cui sono felicissimo. Sono felicissimo di questo e sentiamo la motivazione sua. No, comunque anche per giocare, sono gli ultimi 20 minuti e per divertirmi in questa splendida. Per vedere lui fuori 70 minuti e poi vederlo giocare gli ultimi 20. Ma no, siamo venuti ovviamente per beneficenza, ma anche nei nostri confronti, che ci fa molto piacere essere in campo, divertirci, eccetera. Mi dispiace il mio amico Ennio che è stato un attimo che siamo tantissimi perché stiamo in vista del derby Roma Lazio a Torri all'Olimpico. Allora anche chi non viene mai, e non è certo il caso del mio amico Ennio, a quel punto viene e allora bisogna che giochi. È un po' insomma una storia lunga, però ci siamo. L'importante è siamo. Quale squadra giocherai nel derby? Lazio. Quanti soldi ti hanno dato per venire qua a giocare? Oh, niente, neanche soldi da benzina, guardate, su questo Mani Pulite con noi veramente diventa più povera di... Magari veramente si facesse sempre beneficenza in questo modo, è controllatissimo, è terribile, sì. Prima di farti l'intervista mi hanno detto c'è quel ragazzo che ha imitato Ridge. Sì, ma non soltanto quello, insomma. Sì, io appunto, sono figo dentro, un po' riduttivo. Sono proprio figo di natura, dentro. Ah, quella è stata sicuramente la cosa che ci ha permesso di accentrare l'attenzione della gente su di noi, ma chi ci conosce sa perfettamente dei 15 anni di teatro, di tante trasmissioni. E quello è, sì, può essere pure il figo, può essere la cosa che rimarrà per sempre, spero, come elemento di riconoscenza. Se fossi una donna, che cosa ti colpirebbe di Ennio? Un cazzotto, in faccia, l'unica cosa che mi potrebbe colpire Ennio, insomma, in questi casi. Pino, ti devo dire il fatto che mi lascia il posto al secondo tempo, questo mi colpisce. No, ecco qui, ecco. Grazie, continuate così. Ciao, grazie.